È ufficiale, Palazzo Thiene del Comune, apertura simbolica delle porte, a breve sarà visitabile. Al via il piano illuminazione, la rivoluzione a LED è partita con Viale San Lazzaro. Vaccinazioni e monoclonali per battere il virus, Zaia, l'80% dei ricoverati non è vaccinato. Ulso Otto Berica, vaccinato l'80% dei vicentini, individuate le scuole sentinella. Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un tirino a quattro, mamma e figlioletto di 2 anni salvi. Bagni di Monteberico rifatti a tempo record per la festa della Madonna, prossimo passo il Servo Scala. TG Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi, lo avete sentito dai titoli, è ufficiale, da oggi Palazzo Thiene è del Comune di Vicenza. Ore 15, Stradella San Gaetano. La giunta comunale si è radunata di fronte all'ingresso di Palazzo Thiene. Un momento storico per Vicenza e i vicentini. Da poche ore, formalmente, la proprietà dell'antico e prestigioso edificio è tornata ufficialmente ad essere parte del patrimonio comunale. L'assessore Zocca orgogliosamente esibisce la bozza dell'atto notarile firmata questa mattina. Mentre si attendono gli ultimi convenuti, c'è il tempo per lasciar correre l'immaginazione su cosa potrebbe ospitare questo monumento palladiano. Questo è uno spazio che consente concerti, consente mostre, consente conferenze, consente un po' una sintesi di quello che secondo me è il sistema culturale e non solo vicentino. Quindi io, volendo lanciare il cuore oltre l'ostacolo, vedo tante cose contemporaneamente. Tornare in possesso di Palazzo Thiene è una vittoria di tutta la città, ma a presenziare mancano i rappresentanti dell'opposizione. Il sindaco prova ad attendere qua qualche minuto. Le minoranze non c'è nessuno. E finalmente le porte vengono spalancate. Il Palazzo Thiene è ufficialmente dei vicentini della città di Vicenza, quindi adesso la dedicheremo a loro e chiaramente lo valorizzeremo come patrimonio culturale non solo della nostra città e quindi lavoreremo a un progetto di gestione. Già nelle prossime settimane lo apriremo ai vicentini per farlo conoscere in tutta la sua bellezza. La caparbietà della nostra amministrazione, in particolare anche degli assessori che mi hanno dato una mano, del Consiglio Comunale che ha sostenuto questa operazione, ha fatto sì che il palazzo tornasse ai vicentini e questo, ricordiamolo, peraltro è un bene patrimonio dell'UNESCO. Anche Rete Veneta ha fatto la sua parte. Beh, Rete Veneta ha fatto una battaglia importante che ci ha permesso anche di diffondere l'idea tra i vicentini di sostenere questa operazione, perché questo è patrimonio del Comune che rimarrà per sempre nel Comune di Vicenza. Un patrimonio culturale, un patrimonio museale di Vicenza. Allora, a proposito, abbiamo chiesto a vicentini e vicentine come lo vorrebbero vedere utilizzato. Che apra come museo gran parte del palazzo, perché ha una collezione di quadri, di compreso il quagliato che hanno un po' buttato via e che non starebbe male lì. E quindi lo tengono come grande monumento della città. Un altro museo, insomma, della città? Magari, magari. Qualche bella mostra, qualche bella cosa che possa arrivare. Qualcosa per attirare la gioventù. È una bella cosa. E adesso però cosa ne facciamo? Cioè, si sa un po', diciamo. Bisognerebbe che aprisse il pubblico, che vedere le belle cose che è dentro. Perché le belle arti vanno visitate. Farei una mostra con tutte quelle opere d'arte che ha dentro. Credo che solo la vista del palazzo basti. Basti, perché dentro è meraviglioso. Ma lei è riuscita a vederlo? Sì, io, a parte correntista della Banca Popolare, le devo dire che io quel palazzo lì lo terrei per delle mostre. Purché resti aperto, però. Museo mi sembra una cosa un po' antica, è una cosa un po' statica. Io sono più per la comunicazione, che adesso insomma è un po' limitata a nuovi spazi, a nuove idee, laboratori di creatività anche ai più giovani, che sono comunque, hanno delle idee innovative anche attraverso delle danze. Può diventare anche un museo, può diventare tante cose. Bisogna vedere le strategie che ha il comune, bisogna vedere quanti soldi ha da impiegare il comune, bisogna soprattutto quali sono gli obiettivi del comune.
A proposito degli obiettivi del Comune, ha preso il via anche il piano di illuminazione pubblica in città. Finalmente sono iniziati gli interventi di sostituzione delle lampade e di tutta l'illuminazione pubblica. Più di 16.000 punti luce verranno sostituiti da qui al 31 dicembre 2022, ridando nuova luce a tutta la città. È iniziata dalla porta ovest della città la rivoluzione green dell'illuminazione pubblica a Vicenza. Si è partiti infatti da qualche giorno con la sostituzione dei punti luce nei quartieri San Lazzaro e dei Ferrovieri, per poi proseguire in tutti i quartieri e concludere il maxi intervento con il centro storico. Si tratta dei primi interventi della prima fase, che prevedono la sostituzione dei corpi illuminanti in circa 140 strade cittadine. Saranno montate tre tipologie di lampade a LED con due differenti gruppi ottici in funzione dell'altezza e della larghezza delle diverse strade. Verranno inoltre rifatti 3 chilometri di linea dell'illuminazione pubblica che coinvolgeranno intere vie, come nei quartieri di Laghetto e Anconetta. Una scelta radicale fatta dall'amministrazione Rucco, che ha preferito affrontare complessivamente il problema del rinnovamento illuminotecnico della città anziché procedere per stralci. A fronte del pagamento di un canone annuo di quasi 1.700.000 euro per 9 anni, si otterrà un risparmio del 70% di consumi di elettricità. Un fondo che nei prossimi anni permetterà di estendere la rete di illuminazione pubblica in aree dove ora manca. Cambia completamente l'immagine e la prospettiva della città. Vie che storicamente sono rimaste pressoché al buio, adesso hanno una luce che dà sicurezza prima di tutto. La programmazione è molto semplice, si parte proprio dalla zona di Viale San Lazzaro e Ferrovieri, poi si procederà in senso orario nella cintura urbana per poi concludere con il centro storico. Situazione Covid, sono 285 le persone ricoverate negli ospedali veneti proprio per coronavirus, l'80% di queste non è vaccinato e c'è l'appello del governatore Zaia: vaccinatevi. Non siamo davanti a una curva che sta flettendo e quindi a una remissione dell'infezione, questo poco ma sicuro, vedete che anche oggi abbiamo dei ricoverati. Il virus c'è ancora e i numeri ce lo ricordano ogni giorno. Ad oggi le terapie intensive degli ospedali veneti contano 52 ricoverati con 3 nuovi ingressi. Complessivamente i positivi in quarantena sono 13.240. Solo nel mese di giugno si era toccato il punto più basso, 9.000. Una situazione che vede i territori passare da uno scenario all'altro di gravità, ma che è ancora sotto controllo. È una situazione che stiamo gestendo, gestibile, assolutamente sì. Però è una situazione che ha bisogno dell'aiuto dei cittadini su due fronti: quello del comportamento, di continuare a portare la mascherina, di continuare ad evitare gli assembramenti, di continuare a igienizzare le mani e a continuare a capire e pensare che la partita non è finita. Due, di accedere alla vaccinazione. Vaccinazioni che consentono ad oggi di avere ricoverate solo 283 persone. Un anno fa, nella stessa situazione, gli ospedali sarebbero stati al collasso. Confermo che l'80% delle persone in terapia intensiva sono non vaccinate e oltre il 70% delle persone in corsia, quindi in area non critica, sono non vaccinate. Quindi è innegabile che i vaccini abbiano funzionato e stiano funzionando. Vaccinazioni dunque fondamentali, come di grande aiuto sono anche le nuove terapie come le monoclonali per la remissione dei sintomi clinici e la guarigione dei pazienti. E invece per quanto concerne il territorio dell'Ulso 8, ben l'81% delle persone è vaccinato e intanto si sta già parlando verso l'avvio delle lezioni delle scuole, delle cosiddette scuole sentinella. Vaccinazione positivi, la prova del 9 per il ritorno in classe della maggior parte degli studenti prevista per lunedì 13 settembre. Intanto si lavora sul progetto delle scuole sentinella voluto dalla Regione Veneto. Due le scuole individuate all'interno del territorio dell'Uslotto Berica, una a Vicenza e la seconda a Valdagno. L'idea è che nella prima parte vengano fatti in loco con un accompagnamento da parte della struttura e poi più avanti in automonitoraggio, in autosomministrazione. Ma già i primi ritorni in aula con materne e nidi, dove i bimbi, ricordiamo, non sono vaccinati, vedono un aumento dei casi di positività, dove qualche classe è dovuta andare in quarantena.
qualche classe, per adesso è veramente qualche caso isolato. Vedremo la prova della settimana prossima. Mentre si è in attesa dell'effetto rientro a scuola, la vaccinazione Luslotto non si è mai fermata, nemmeno durante l'estate e Ferragosto. Siamo una media dell'80%, che è leggermente superiore un po' alla media indicata in questo momento nella regione Veneto. È chiaro che è un buon successo, che però deve essere consolidato. 81% è il dato complessivo di vaccinati, ma sono buone anche le percentuali dei vaccinati per fasce di età, con il 60% tra i 12 e i 19 anni. Per salire e superare il 70% per le altre coorti di età, comprese tra i 20 e i 49 anni. Buona, ma migliorabile quella tra i 50 e i 59 anni, che si è stabilizzata all'83%, oltre il 90% fino al 100% per classe da 60 agli 80 anni. Vaccinazione su prenotazione estesa fino al 30 settembre e successo di quella d'accesso libero per le fasce 12-25 anni e over 60, che vede una media di 50 persone al giorno. Siamo alla cronaca. Incidente in A4, ha perso il controllo dell'auto, si è schiantata contro un camion, ferita una donna, illeso il figlioletto di 2 anni che viaggiava con lei. Tanta paura in mattinata per una mamma col suo bimbo di 2 anni coinvolto in un incidente con un mezzo pesante in autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest e Vicenza Est. Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes sulla quale viaggiava la mamma col figlioletto sarebbe finita contro il guardrail per poi rimbalzare in corsia e finire investita da un camion che sopraggiungeva. Mamma e figlio rimanevano incastrate all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberarli dalle lamiere, mentre il personale del SUEM ha prestato le prime cure. Fortunatamente il bimbo è rimasto illeso, nessuna ferita grave per la madre, ma sarebbe potuto andare molto peggio. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polstrada e personale ausiliario dell'autostrada. Inevitabile il formarsi di una coda di 4 chilometri. Sono fuori pericolo i 2 motociclisti che sono rimasti coinvolti in un pauroso incidente stradale avvenuto domenica sul Costo. Sono fuori pericolo i 2 motociclisti rimasti coinvolti nell'ennesimo incidente stradale avvenuto sulla strada del Costo nel pomeriggio di domenica. Uno dei 2 è già stato dimesso, l'altro è ancora ricoverato con fratture all'ospedale di Vicenza. Si tratta di un 44enne di Schio e di un 29enne di Thiene, che viaggiavano in direzioni opposte e, per motivi che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale Alto Vicentino, si sono scontrati fra il 5° e il 6° tornante. Coinvolta nella carambola anche una Citroën. Il traffico di rientro dall'altopiano ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso dei feriti e di rimozione dei mezzi distrutti nello schianto. I carabinieri hanno denunciato un 26enne di Arzignano per rapina. Il giovane, inizio settembre, è stato l'autore di una rapina a bordo di un autobus in città, a Vicenza. Secondo quanto appurato dai militari, il 26enne ha minacciato con un oggetto un passeggero facendosi consegnare 30 euro per poi scendere al volo dal bus davanti alla stazione ferroviaria. I militari, a seguito di articolate indagini, sono riusciti a individuarlo e denunciarlo. E si buca la gomma e i ladri abbandonano proprio in mezzo alla strada, Camisano Vicentino, il camion che avevano rubato, compreso il carico. Camisano Vicentino, autocarro abbandonato in mezzo alla strada in Viale dell'Innovazione. All'interno materiali in ferro, dischi e piastre per un valore di 70.000 euro. I carabinieri, avvisati dai residenti, hanno poi verificato che il camion era stato rubato a Bondeno, nel Ferrarese, mentre il carico all'interno era stato sottratto in un'azienda di Veggiano, nel Padovano, la Italflange. I ladri, secondo quanto ricostruito dopo il furto, hanno abbandonato l'autocarro in strada per una gomma a terra e si sono dati alla fuga. E un 23enne è stato controllato dagli agenti della questura di Vicenza. Siamo in via Nino Bixio, in città, dato in escandescenza alla richiesta di dare le generalità in preda a un attacco di rabbia, ha cominciato a spogliarsi. Gli agenti a fatica sono riusciti a evitare che si denudasse completamente. Una volta calmato, è stato trovato nella tasca dei pantaloni un coltellino a serramanico, tanto che il 23enne è stato denunciato sia per resistenza a pubblico ufficiale che per porto abusivo d'arma. E sono terminati a vero tempo record i lavori di rifacimento dei bagni. Siamo a Monteberico, giusto per quanto riguarda la festività dedicata alla Madonna.
Nuovi bagni a tempo di record per Monteberico. I lavori iniziati prima dell'estate sono terminati in tempo utile per la festa degli Otto, festa della Madonna di Monteberico, patrona della città, dell'8 settembre. Un intervento atteso da almeno una decina di anni. Li abbiamo completamente ristrutturati, demoliti tutto, rifatti i servizi, impianto elettrico, impianto idrico. Adesso la configurazione è completamente nuova. Realizzati nel 1975 a fianco alla penitenzieria, nel secondo piano interrato del complesso del santuario, direttamente al di sotto del percorso che porta alla terrazza Belvedere, erano in uno stato di poco pietoso. Prima erano veramente difficili perché cadevano letteralmente a pezzi. E ogni tanto cadeva anche proprio qualche pezzo. Oggi tornano migliorati con tanto di atrio, abbattimento delle barriere architettoniche interne ed anche un fasciatoio, ma già si lavora il prossimo stralcio. Prevista l'impermeabilizzazione e un servoscala per i portatori di handicap per consentire l'accesso, oggi è previsto solo con una scala. Nuovi bagni e un miglior servizio per i tanti turisti, ma anche un tassello in un quadro più ampio che riguarda il santuario. Noi stiamo lavorando molto su Monteberica nell'ottica anche del 2026, che saranno i 600 anni dalla prima apparizione, quindi i 600 anni di Monteberico. Lavoreremo per reperire risorse anche per restaurare i nostri portici, che hanno bisogno di un restauro importante. Alle 20 ricordiamo l'appuntamento con Sport in Casa condotto da Alex Iuliano, una puntata dedicata alle gare di Coppa e al calciomercato con ospite Alberto Zampronio di Veneto Gol. Alle 21.15 l'appuntamento come sempre è con Focus. Questa sera ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli saranno Isabella Dotto, Lucrezia Favaro, Annalisa Nalin, Rosa Poloni, Laura Puppato, Paola Roma, Simonetta Rubinato, Francesca Zaccariotto. Questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata, arrivederci.